Baglioni e Tortoglioli 2. Autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fraticcioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio.
Security Control Sistemi Antifurto, 075 57 29 288, via San Gallicano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa a modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuerte, 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
Signore, buonasera dal Palamorandi di Umbertide, rinizia
collegare in casa la formazione da ragazzo femminile Umbertide, e questa è la seconda giornata e una novità dalla formula di quest'anno, cioè i gironi sono est e ovest, nord e sud, ma comunque la suddivisione è diversa, non è più in orizzontale la vicinorietà ma in verticale, per cui avremo tutte squadre del nord-est che scenderanno a Umbertide, così come Umbertide poi renderà loro visite. Per quanto riguarda la situazione quindi di queste squadre, bisogna capire che è tutto nuovo, così come molto nuova è anche la squadra che accorcia ancora di più il gap dell'età tra le ragazze, per cui dopo il capitano Paolocci e la giocatrice Baldi, che è un rientro ma è giovanissima anche lei, è un 2000, abbiamo tutte ragazze sotto il terzo millennium e quindi siamo tutte nella situazione di ragazze nate dopo il 2000. Per quanto riguarda la partita, sarà arbitrata dai signori Marco Di Gennaro e Matteo Lolli Lilli. Squadra ospite, il Rodigium, cioè Rovigo in pratica, gioca in maglia azzurra. Il primo rimbalzo è per Umbertide, che con Cubellaro adesso manovra il pallone. Stroscio, dopo aver scambiato con Scarpato, e ancora questa è Francesca D'Angelo, che ricomincia così come aveva finito, cioè segnando. Rovigo, che in panchina ha come novità Pecoraro, una giocatrice che ha giocato di livello internazionale e che ha giocato anche qui, ha allenato. E poi in panchina c'è Massimo Borghi, ex di Vigarano. Scarpato, Baldi sbaglia dall'angolo sul rimbalzo, però è più lesta la squadra ospite, vola via in contropiede, va a segnare con buon vento. 2-2 il punteggio. Baldi non va il suo appoggio al tabellone, si rimane sul 2-2. Intanto stiamo lasciando il minuto e mezzo di gioco effettivo. La 3 prova Viviani, sbaglio di Scarpato, da sotto misura, ancora l'opportunità del contropiede della squadra ospite, che va più fazio al canestro con la numero 22, Hatch. Su due per lei, l'unica straniera della gara, in quanto Umbertide non ne schiera in questo inizio di campionato. Cubellaro, D'Angelo, 4 pari, 7:42, palla va fuori, la rimessa è ancora per Rovigo. È stato l'intervento di Scarpato, ma non è riuscito a bloccare il pallone. Ora va in
intercettare il pallone difeso. Mattilotti alla rivista. Ora Rovigo in posizione di attacco, maglia azzurra, bello il passaggio, ma poi l'errore sotto misura dell'attaccante Rodigina. Quindi si rimane sul 4-4. Scarpato Baldi, ancora scarpato, non va la bomba da fuori, il rimbalzo. Va bene a Cupellaro, questo è l'arbitro Lilli, gli concede la rimessa in zona d'attacco. Mangio. Baldi, che è rientrata quest'anno da Faenza, dove ha giocato per 2 anni, adesso è tornata qua. Martino. Il gioco con il numero 0 era quello di Pompei, che oggi non gioca, ancora 2-3 settimane prima di poterla rivedere in campo. Lei che è venuta dall'infortunio di fine stagione. Quindi primo vantaggio per quanto riguarda Umberti, 6-4 alla palla, ecco, squadra ospite. A pareggiare 6-6. Scambio ancora le linee esterne, Cupellaro che va a impostare. Baldi, ancora Cupellaro da 3, sbaglia. Poi l'opportunità passerà adesso al Rovigo. Sul fondo il passaggio smorzato a terra di Viviani. 6-6, 6 minuti da giocare ancora nel primo quarto. Fallo è su Cupellaro, quindi la rimessa è ancora per Umbertide. Siamo sul 6-5, 5-49, tempo rimasto nel primo quarto da giocare. San Martino di forza. Un errore, lancia, poi scarpato sola verso il canestro. 10-6 per Roberto. Viviani. San Martino. Hatch. Errore, si rimbalzano la meglio le ospiti. Viviani piazza la bomba, 12-11 per le padrone di casa. D'Angelo. Ancora una bomba da 3. C'è il time out a favore di Pecoraro. 15-11 dice il punteggio dopo
che mancano sul cronometro 4 e 14. Tabellini. 6 per San Martino fino adesso, 4 per D'Angelo e 2 Scarpato e 3 Baldi. La squadra ospite, Viviani ce n'ha 5, Bonivento 2, Hatch 4. Già fischiato gli arbitri, quindi siamo pronti a riprendere il gioco. Più 4 interno per Umberti. Rimessa per Hatch, quindi per Rovigo. Viviani. Fallo fischiato in attacco a Furlan, Virginia Furlan. Sempre 15-11 il punteggio, siamo scesi sotto i 4 minuti da giocare nel primo quarto. Errore San Martino, la palla viene deviata e quindi rimane ancora in attacco Umberti. Cupellaro. San Martino. Scambio con Baldi. L'errore. La palla non tocca nulla e quindi la rimessa in gioco è per Rovigo. Viviani porta avanti il pallone, poi è Cupellaro che lo ruba e va a realizzare. 17-11. Paolocci, il capitano umbro, entra al posto di Baldi, al suo primo ingresso in questo esordio casalingo della stagione 2022-2023-23-24. Palla che viene sputata fuori dal canestro col tiro dalla distanza per le ospiti e quindi il punteggio rimane 17-11. San Martino. Prova lei, la bomba non va, rimbalzo è per la squadra ospite con Zanetti. Fallo di San Martino. Che lascia il campo, qua c'è Staccini, se la chiama vicino per qualche secondo di riposo. Avanti ancora la squadra ospite. Viviani. Bel canestro da parte di Viviani. 13-17 a favore di Umberti. Stroscio, Paolocci, poi D'Angelo. D'Angelo recupera il pallone, Stroscio,
orologi, 19 a 13, 1:45 al termine della prima frazione di gioco. Tiro di Viviani da fuori, ma il rimbalzo viene conquistato dalle sue compagne. Adesso ancora un tentativo di attacco non riuscito, tiro era di Tumeo. Stroscio e D'Angelo poi sbaglia da sotto una delle più comode possibilità di andare a canestro. Ultimo minuto del quarto, tempo per registrare il canestro di Zanetti, 15 a 19 a favore di Umbertide. D'Angelo si rifà dell'errore di prima, 21 a 15, 40 secondi al termine del primo quarto di gioco. Non coglie nulla la straniera avversaria, palla che va fuori, c'è Cupellaro pronta alla rimessa in gioco. Nel frattempo è entrata anche Giulia Colli per Umberti e riceve adesso il pallone proprio da Cupellaro per questa rimessa in gioco. 20 secondi al termine, ricordiamo che come sempre terminata la partita andiamo immediatamente alla linea allo studio per i consigli commerciali e poi torneremo in diretta qui dal Pala Morandi. Doppio errore di qua e di là, nel frattempo finisce così il primo quarto di gioco, 21 Umbertide, 15 Rovigo. In linea allo studio. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia ad ammozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photo Store Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Seconda frazione di gioco qui a Umberti da Pala Morandi, in avanti a squadra umbra per 21 a 15 sul Rovigo. Rovigo che gioca adesso in attacco in maglia azzurra, maglio all'angolo dell'attaccante, e adesso la prima palla è per Umberti con Stroscio. L'errore in difesa e se ne approfitta subito
Rovigo con Tumeo. 21 a 17 il punteggio. Prima sospensione, daremo i parziali di gioco. Trosso prova lei da fuori, non va il suo tentativo, il rimbalzo alla meglio Furlan. Viviani da tre. Da tre. Da due ha corretto l'arbitro. Quindi 19 a 21 il vantaggio di Umbertide. La palla rimane in attacco alla squadra umba. Esce numero 12. Colli. La bomba Scarpato. Martina Scarpato, il suo vizio non l'ho perso neanche in questa stagione. Tiro da fuori è una delle sue specialità. 24-19 il punteggio. Primo fallo di Scarpa. Ora Rovigo che rimette in zona d'attacco. La finta. Fallo di Stroscio. Fallo è stato di Beatrice Stroscio. Bombente quella che ha subito il fallo. 24 a 19. Ha realizzato il primo. Sbaglia il secondo. Un canestro di scarto tra le due formazioni. 24 a 20, sono due. Stroscio, l'appoggio in angolo alla compagna, ma non va, ma è ancora Baldi a recuperare il pallone, poi l'errore sotto misura di Paolocci. Fallo di Stroscio. Anticipo in difesa di Gianangeli e quindi la palla torna a Umbertide. 24-20 il punteggio. Ora Stroscio, l'assist per la compagna che poi da sotto Scarpato sbaglia in maniera maldestra. Ora l'errore, adesso anche la sfortuna da parte di Rovigo. Quindi nulla di fatto, siamo sul 24-20, 6-59 al termine, palla che va fuori. San Martino chiede l'intervento arbitrale, che comunque è contrario al fatto che sia stata spinta fuori dal campo. Quindi la rimessa sarà per l'intervento di Staccini, che c'è il primo. Prima ammonizione. ...6:58 al termine della seconda frazione di gioco prima dell'intervallo lungo. Sono 4 le lunghezze di vantaggio di Umbertide, che da 2 minuti mantiene questo distacco. Palla fuori. ...12 secondi...
giocare questa palla in avanti per le. Ancora un'infrazione di campo della squadra del Rovigo, quindi sarà Umberti da rimettere in gioco il pallone. Entra Ballarin, il capitano del Rovigo. Conquista palla Rovigo, fase di gioco molto concitata, adesso esce Stroscio. Entra Cupellaro. Bonivento. Viviani. Intercetta Stroscio. Recupera un pallone un po' smorzato. Baldi che va a realizzare da tre, che non è proprio la sua specialità, ma ha fatto molto bene con disinvoltura, quindi 27-20 è il punteggio. Intanto sta andando via anche il sesto minuto di gioco per quanto riguarda questo secondo parziale, che vede sempre avanti la squadra di casa, le Umbre della PFU, con adesso però 7 lunghezze di vantaggio. Palla in mano ancora Scarpato, ancora non va sulla rimessa, ancora la palla giocata stavolta da Baldi, che però ha sbagliato. Adesso c'è il fallo di Gianangeli quanto riguarda Umbertide. Richiamata in panchina Scarpato, la Covac e Staccini. Rimangono 7 punti di vantaggio, 5:29 sul cronometro prima del riposo lungo. E sempre Viviani a impostare il gioco dall'altra parte. Viviani, quest'altro all'errore. San Martino, poi il pallone gira ancora nell'attacco umbro. Stroscio. Finisce il tempo a disposizione, la palla torna subito a Rovigo. Fallo per Rovigo in attacco con Furiani. Furlani ha fatto il fallo, quindi la palla torna a Umbertide. Sempre fermo il punteggio, ormai sono più di 3 minuti. 27-20, vantaggio interno per la squadra che attacca, cioè Umbertide. Nulla da fare a questo intervento di Cupellaro, passaggio lungo a cercare la compagna da parte di Viviani, nulla di fatto, a meglio la difesa umbra. Stroscio, l'assist per la compagna. Diamo i parziali, c'è un time out, quindi nel frattempo San Martino 6, D'Angelo 6, Scarpato 5, Gianangeli 2, Paolocci 2, Baldi 6 e 2 di Cupellaro. Questo è il tabellino fino adesso in questi 16 primi di gioco. Rovigo, Viviani ce n'ha 9, che è la migliore realizzatrice della sua squadra dell'intera partita, poi Tumeo 2, Bonivento 3, Zanetti 2 e Hatch 4. Siamo a 4 e
minuti e 3 secondi dal termine del secondo quarto di gioco, 29-20 il punteggio, con gli arbitri che stanno richiamando le due squadre nel gioco vivo. Ancora nessuno si muove. Rovigo ha schierato il quintetto, adesso ancora con Staccini che va a dare news alle sue ragazze. Finalmente esce dal rettangolo di gioco e può andare a rimettere Rovigo. Viviani. Fondamento di Ballarin, primo fallo ma soprattutto palla persa sul meno 9 per la sua formazione. 3:44. D'Angelo, San Martino, scusate. Più 11. Cubellaro. Angelo Stroscio. D'Angelo. 33-20. Non impone ritmo alla partita la squadra del Rovigo e quindi si accontenta di giocare al ritmo dell'Umbertide, che in questo caso ha la meglio sia in attacco che in difesa. Vedete come ruba i palloni e adesso rimposta questo nuovo attacco sul più 13. Persa, ancora l'opportunità per la squadra ospite. Cubellaro prova a rubare il pallone ma lo recupera Viviani, proprio quest'ultima che tira l'errore, ancora Cubellaro a recuperarlo. 2 minuti adesso al termine. Stroscio, più 15, 35-20. Gianangeli, il secondo fallo. Non va il primo tiro libero. Furlan. Buono il secondo, 21-35. Fallo in attacco fischiato a Gianangeli, dovrebbe essere il suo terzo fallo. Uno e 39, intanto dice il cronometro parziale del tempo. Viviani, San Martino.
Zanetti ha segnato per Rovigo, 23-35. Rimbalzo in attacco per D'Angelo, che riceve il pallone dalla compagna, ancora D'Angelo, subisce il fallo. Hatch, fallo per la straniera della partita, Hatch. Siamo intanto arrivati nell'ultimo minuto, 49 secondi 81 centesimi riassati sul tabellone prima del riposo lungo. Stroscio, D'Angelo allo scadere, manca. -23, questo è il punteggio. L'ultimo canestro è stato di Francesca D'Angelo. San Martino, secondo fallo adesso di San Martino per Umberti, rimessa in gioco ai tiri liberi. Mattilocchi realizza il primo dalla lunetta. Non va il secondo, palla recuperata da D'Angelo. Ricordo che come sempre daremo subito la linea alla regia e poi rientreremo in cronaca per i commenti e i parziali. Viviani, primo fallo, siamo a 6 secondi. C'è anche un time out. 9 punti di Viviani fino adesso e 10 quelli di D'Angelo, che sono le due migliori realizzatrici delle squadre, proprie squadre, con D'Angelo che ovviamente difende i colori della PFU. Sei secondi e 41 centesimi sul cronometro, più 13 i punti con l'opportunità ancora per Umberti di limare il punteggio. Rimessa per D'Angelo e quindi per Umberti in zona di attacco. Ancora la rimessa per Umberti. Stroscio. Paolocci allo scadere, palla che va dentro da tre, realizza il capitano da tre, 40-24 è il punteggio, linea allo studio. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia.
una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fraticcioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende, proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, atelier sposa e cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuderte 41F. Super Zoo,
specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
Ancora un minuto e poco più per iniziare la terza frazione di gioco tra Umbertide, Pallacanestro femminile, e Rovigo, Rodigium per dirla il nome latino. Vediamo le singole prestazioni di Umbertide: San Martino 8, D'Angelo 10, Scarpato 5, Stroscio 2 e Gianangeli 2. Paolocci 5, Baldi 6 e Cupellaro 2. La squadra del Rovigo: Viviani 9, Tumeo 2, Battilotti 1, Boniventi 3, Zanetti 4, Furlani 1 e Hatch 4. Ancora due tempi da 10 minuti per vedere se sarà il momento buono per Umbertide di festeggiare questi primi punti in casa dopo la sconfitta della settimana scorsa. Siamo alla seconda di campionato, l'esordio casalingo per la squadra umbra, rimessa in gioco per Rovigo, che con Viviani in casacca azzurra va a impostare il gioco per le sue. Ancora Rovigo in avanti, Marchetti ha recuperato il rimbalzo, poi ancora Viviani, non va il tiro da tre sul rimbalzo lungo, che Cupellaro che la va a prendere. Cupellaro chiude da sola l'azione, 42-24, questo è il punteggio fino adesso. Secondo fallo d'Angelo. D'Angelo è il secondo fallo, ricordiamo che partita abbastanza tranquilla, senza grossi problemi, però due falli personali all'inizio del terzo quarto possono creare qualche problema ad Angelo, giocatrice sempre molto generosa. Battilotti ha sbagliato, poi ancora la palla che va fuori e torna nel possesso ospite Viviani. 42-24 il punteggio. Ancora Viviani va a realizzare questo canestro. 26-42. D'Angelo, alla bella lunga in profondità, sbaglia. Quindi l'opportunità adesso è Rovigo, che subisce il fallo. D'Angelo, terzo fallo. Terzo fallo per D'Angelo, e poi Battilotti ha subito il fallo del numero 9, vai Lunetta. La Lunetta ha realizzato secondo fallo di Hatch, il primo fallo, secondo personale, quindi la rimessa in gioco è per Umbertide. Stroscio e Cupellaro si incaricano di portare avanti il pallone. San Martino va a realizzare. Hatch. Ora Hatch viene cercata dai compagni e sbaglia l'appoggio, poi il rimbalzo alla fine è per Baldi, quindi Umbertide. Ora San Martino.
Troscio, Cubellaro, passaggio da Costi Costi per San Martino, Baldi va a realizzare. Il 38-30 il punteggio per vantaggio interno, e poi c'è questo fallo al tiro di San Martino, il suo terzo fallo personale. Tiro libero per Haccio, e qua c'è Staccini, richiamato in panchina San Martino, che è sconsolata, va via. Vediamo, lei è un'ala classe 2005. Ora l'errore al tiro, ancora Cubellaro che la va a recuperare il pallone. D'Angelo, 12 punti per lei, 12 pure per San Martino, 50-32, adesso sono 34, con questi due punti di Zanetti. Cubellaro richiama l'attenzione delle compagne, farsi dare il pallone, va a impostare il gioco. Questo D'Angelo, ancora Cubellaro, scroscio, palla che gira, linee esterne, poi scarpato e sullo scadere sbaglia il tiro finale. 50-34, errore ancora da fuori per Rovigo, palla recuperata dalla prima linea del Umbertide, che poi sbaglia questo tiro di Baldi. Una partita veloce che però molti errori di qua e di là, mentre adesso è Viviani che va a realizzare il tiro da tre, c'è la sospensione chiesta da Staccini, qua c'è Staccini. Punti per San Martino, 12 per D'Angelo, 5 per Scarpato, 2 per Stroscio, 2 per Gianangeli, 5 per Paolocci, 8 per Baldi e 4 per Cubellaro. Questo è il tabellino per la squadra di casa. Poi Viviani 14, Battilotti 5, Tumeo 2, Bonivento 3, Zanetti 6, Furlani 1, Ecc 6. Sottofondo di urli sono quelli di Coach Staccini, che nonostante il vantaggio non è contento della sua squadra. D'altra parte sono tutte ragazze molto giovani che vanno pungolate attimo dopo attimo. 50-37 è il punteggio, è un più 13 da amministrare, da difendere. Sono trascorsi già 4 primi e 36 secondi di gioco effettivo nel questo terzo periodo. E Cubellaro hanno portato il pallone, Stroscio, sono le veterane di questo Umberti, già presenti insieme a D'Angelo nella passata stagione. Baldi sotto quota 10, thank you.
attacco di Rovigo, una buona difesa. La squadra umbra che però commette l'infrazione di campo. Ancora dei problemi tra arbitro, Lilli e il tavolo, adesso si può riprendere e Rovigo butta avanti questo pallone che viene quasi perso, adesso viene riportato nelle mani della play Viviani. La realizzazione di Furlani, ancora una palla persa, questa volta è Scarpato. Numero 22 è andata a realizzare anche con il fallo a suo favore, Hatch. 52-41. E se realizza Accio questo tiro libero c'è l'opportunità di tornare a meno 10, a quota meno 10 in punteggio. Ha realizzato ovviamente, per cui siamo 52-42. 4:20 del terzo periodo ancora da giocare. Scroscio, poi il fallo subito in attacco dal capitano Paolocci. Ancora un fallo a favore di Paolocci, di Stroscio, che l'ha subito, quindi rimane in attacco la squadra di casa della PFU. Cubellaro, prova lei, è fermata dalla difesa, adesso la palla è per Rovigo con Viviani. Tre minuti scarsi adesso alla fine del terzo periodo. Viviani. Hatch. Hatch. 11 punti per Hatch e stiamo assistendo, anche se siamo in un nuovo campionato, alla stessa storia che riguarda le partite interne di Umbertide, che dopo un buon vantaggio lascia il campo alle avversarie nel terzo periodo facendosi rimontare. Adesso siamo 52-44, sono ancora 8 i punti di vantaggio. Prova il tiro da lontano, non ce la fa. Minuti adesso al termine del terzo periodo. Il balzo di Baldi. Ora Cubellaro in cabina di regia, aspetta il blocco di Baldi, lo scarico dell'angolo, lo Scarpato, non toglie nulla, poi c'è il fallo della difesa. Terzo fallo per Hatch. Ancora dei cambi di qua e di là, siamo a 2:43 prima dell'ultimo intervallo, l'ultimo riposo. Difficile questa ripresa quanto riguarda Umbertide, poi Palazzi dentro Stroscio viene stoppata, 44-52.
Bocci. Urlani. Vinta. Non realizza il primo tiro libero. Si rimane sul 44-52. Errore, doppio errore dalla lunetta Grazia nel tabellino parziale di Umbertide che rimane sul più 8. San Martino, errore. Poi il canestro allo scadere. Da parte di Gianangeli. Tornano 8 dopo il canestro. Numero 10. Tumeo. 46-54 a favore di Umbertide che ha palla in mano con Stroscio. Stroscio al tiro, la palla che non va, rimbalzo viene conquistato, poi quasi regalato. Gianangeli che viene costretta alla rimessa a 2. Possesso alternato dà il pallone nuovamente a Umbertide e può giocarlo in attacco per questi altri 14 secondi. Scarpato, non va il suo tiro da fuori. 46-54, siamo per entrare nell'ultimo minuto del terzo periodo. Siamo più 8 per Umbertide, ma la palla è in mano alla squadra di Rovigo. Fa tutto da sola. Pattilocchi, secondo fallo di Pavlacci, ma ha esagerato nel possesso palla. Realizza il primo. Il secondo per Furlani. 48-54, 48 secondi restano da giocare in questo terzo periodo di gioco. La palla era di un bel palla ancora per la squadra ospite che però sbaglia questa. Transizione, per cui adesso è Scarpato. Ora Scarpato chiamato in causa dalla compagna, prova lei a buttarsi dentro il pallone per Stroscio. Non va, siamo all'ultimo secondo. Termina qui la terza frazione di gioco, 54-48 a favore di Umbertide. Linea allo studio. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! Primo Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi.
vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 20 innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Siamo così arrivati alla quarta e ultima frazione di gioco, punteggio di 54-48 a favore di Umberti che gioca in casacca bianca. Prova a difendere la palla Baldi e ci riesce grazie al possesso alternato e quindi la palla andrà alla squadra di casa. Scarpato è pronta per la rimessa in gioco, un gioco altalenante per quanto riguarda Umberti, che la prima parte di gara, i primi due quarti, ha tenuto in pugno la situazione, ancora è avanti ma ha perso parecchio del suo vantaggio, come sempre accadeva nella passata stagione nel terzo periodo di gioco. Adesso vedremo il quarto e decisivo che cosa succederà. Per il momento la palla torna a Rovigo. Difesa con i denti da Stroscio che la va poi a recuperare. Cinque secondi, quattro quelli rimasti sul cronometro per giocare questa palla in attacco. Fuori Scarpato, dentro Cupellaro. In attacco sulla rimessa, una spinta di un attaccante, la palla cambia possesso senza giocare un secondo. Resta il punteggio, il tentativo di Rovigo di rientrare in partita. Stroscio dopo l'errore sotto misura, Stroscio non va, ancora però l'attacco San Martino, poi il fallo. Terzo fallo di Furlani. Furlani ha fatto il fallo, Gianangeli, ma è lunetta, vediamo se sblocca il risultato. Ancora niente. Si resta sul 54-48. Buono il tiro libero che muove finalmente il risultato. È uscita Gianangeli. 55-48 sono
7 le lunghezze di vantaggio da difendere. Viviani. Poi c'è Furlani che fa un primo errore e poi recupera il rimbalzo in fase di attacco, e adesso Andrei Lunetta. Ma 8 minuti da giocare, Cupellaro al suo terzo fallo, buono il primo libero, siamo sul meno 6 per Rovigo. Non va questo tiro libero, ma il rimbalzo è ancora per Rovigo. Ancora D'Angelo che va a recuperare una palla importantissima sotto canestro. Cupellaro. 7 minuti da giocare, 7 e mezzo. Croscio nell'angolo, ancora non va. D'Angelo che va a recuperare un pallone importantissimo. Ora D'Angelo, la palla è fuori. San Martino sfonda. Il quarto fallo personale per San Martino. C'è un time out chiesto da coach Pecoraro di Rovigo. 7 e 14 da giocare, 55 a 49. Dodici punti per San Martino e D'Angelo, 5 per Gianangeli, 5 di Paolocci, 10 di Baldi, 4 di Cupellaro. Nella squadra ospite abbiamo 14 punti di Viviani, 5 di Battilotti, 4 di Tumeo, 3 di Boniventi, 6 di Zanetti, 7 di Furlani e poi Hatch con 11 punti. Sei punti sono tanti, sono pochi, questo lo dirà il campo. Ancora le squadre sono in rodaggio e per cui commettono anche parecchi errori di impostazione. Come abbiamo visto prima, Rovigo che va alla rimessa in gioco, quindi sul meno 6. È arrivata a più 15 la squadra di casa. Tentativo umano, adesso ancora un recupero da parte di Rovigo. Lotta sotto rimbalzo D'Angelo, prima l'errore era stato di Ponimento. Cupellaro, l'unica cosa positiva è che siamo arrivati a 6 primi e 30 secondi dalla fine della gara. Restano 6 le lunghezze di vantaggio. Baldi, 4 secondi, deve tirare Cupellaro, palla che non va, ma viene recuperata sotto rimbalzo dalla compagna. Ancora una possibilità in attacco. Palla che balza di qua e di là e poi è Viviani che la tira giù. Tecnico a coach Staccini. Momento topico della gara, questo tecnico sul più 6. Viviani. Non va il tiro libero.
esce Baldi, c'è un cambio di coach Staccini. Entrata Gianangeli, 5-51, la palla ancora per Rovigo. Rimbalzone da parte proprio di Gianangeli, si butta dentro a testa bassa, poi si ferma San Martino. Cupellaro, ancora 13 secondi per giocare, c'è tempo per impostare questa palla a Stroscio. Stroscio appoggia nel canestro, una palla importantissima, 57-49. Bel gioco in attacco per quanto riguarda Rovigo. Ancora una palla persa.57-51, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco della gara, supplementari a parte. Viviani, touch, ancora Viviani, fallo in attacco da parte di touch. Di Zanetti, scusate, fallo in attacco. Più 8 Umbertide, a 4 più 6 a 4.46 dal termine della gara. Stroscio va a impostare questa azione di attacco con tutti i 24 secondi a disposizione. San Martino si libera bene, poi fa un appoggio. Ora San Martino, 6 secondi, deve andare a tirare. Palla che non va. 57-51, mentre va adesso a canestro il numero Battilotti. 57-53, 4 minuti prima è stati da giocare sul cronometro e 4 punti di vantaggio. E il fallo su questo rimbalzo importantissimo in attacco di Umbertide, quindi saranno tiri liberi, ma soprattutto c'è la palla da giocare. Rientra Baldi, Stroscio in lunetta. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, Beatrice Stroscio. Quasi sempre implacabile dalla lunga distanza, sbaglia i due tiri liberi. Fallo di Scarpato. Battilotti in lunetta. 3:38 da giocare. Buono il primo. Buono anche il secondo. È sul minimo vantaggio adesso che gioca la squadra di casa. 5-7, 5-5. Scarpato, Baldi, Cupellaro. Baldi tira giù il rimbalzone, utile per rimanere avanti e per provare negli ultimi 3 minuti di gioco a incrementare il vantaggio. Cupellaro,
Croscio realizza. Palla rubata da Baldi in difesa, palla importantissima, si è realizzata sulla fase di attacco. Prende il fallo a un secondo dal termine. Stroscio coppata, recupera il pallone. D'Angelo realizza due punti importantissimi, da tre, quindi punteggio che va avanti di tre punti per Umbertide, 6-2, 5-5, 1-55 da giocare con il fiato di Rovigo che torna un pochettino indietro. D'Angelo con questi tre punti ha toccato quota 15, San Martino è restata a 12, poi Stroscio 6, Gianangeli 5, Paolocci 5, Baldi 10. Nella squadra ospite Viviani 14, Battilotti 9, Tumeo 4, Boniventi 3, Zanetti 8, Furlani 7, Hatch 11. Ultimi due minuti di gioco, torna a più 7 la squadra di casa che ha visto arrivare a meno 2 la formazione del Rovigo. Ricordiamo che la cosa era partita da molto lontano, nel primo quarto erano 15 punti di vantaggio. D'Angelo recupera il pallone, lo dà alle avversarie. Il perimento non realizzano, ancora D'Angelo con il pallone in mano. Scarpato, uno e mezzo da giocare, scarso. Quell'aro, l'errore, Baldi e il rimbalzo. Baldi! Dodici punti per lei adesso, più 9 per la squadra di casa. Entrando nell'ultimo minuto di gioco. Viviani, l'errore, rimbalzo. Ancora in attacco per Rovigo, ancora Quell'aro lo fa. Fermare il gioco con un fallo. Scarpato fuori. E Cupellaro fa il suo quarto fallo. Va a realizzare la numero 14 Zanetti. Primo tiro libero. Il secondo rimbalzo per San Martino, ricordiamo che stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco,
6-4, 5-6. Il punteggio, come sempre a fine gara, la linea va subito dalla regia, quindi intanto vi saluto, vi do l'appuntamento al 29 di novembre per la prossima gara in casa. Palla intanto persa a 30 secondi dal termine, c'è una time out ancora richiesto da Rovigo. Secondi 27 centesimi sul cronometro. 6-4, 5-6 è il punteggio a favore di Umbertide e quindi manca una manciata di attimi per decretare la prima vittoria stagionale della squadra della Pallacanestro Femminile Umbertide di coach Michele Staccini. Vittoria meritata per quello che si è visto fino adesso, anche se qualche sofferenza di troppo per la squadra, il ritorno della squadra ospite. Che si riprende il gioco, la palla ovviamente per Rovigo, prova il tiro da fuori subito con Viviani che non va, rimbalzo per D'Angelo, ora D'Angelo, ricordiamo la sua tripla ha dato il là alla definitiva superiorità di Umbertide anche nel punteggio. Ancora 2 secondi, il tiro finale per D'Angelo, finisce così 6-4, 5-6, primi 2 punti della stagione in corso per la squadra di Umbertide. Appuntamento con queste cronache per quanto riguarda il 29 di novembre. Linea allo studio. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fraticcioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione.
PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia, l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Primo Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288 via San Galligano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende, proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa a modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuderte 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.